Dunque, siccome non siamo abbastanza stanchi di sentire, diciamo, le varie rogne che arrivano a livello mondiale, l'inquinamento, questa guerra che non finisce più con la guerra dell'Ucraina con la Russia, che sta avendo conseguenze sull'ambiente inimmaginabili per decine e decine di anni, forse si spera, sperando sempre che non salta fuori qualcosa su quella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma poi ce ne sono tantissimi problemi, il fatto che siamo andati in carestia e adesso l'acqua arriva anche troppo, voglio dire, pensiamo all'Emilia, l'Emilia sono in emergenza arancione, una parte dell'Emilia tutt'oggi praticamente. Allora, per non farci mancare niente, l'ultima novità che è pubblicata sul New York Times di ieri è che è stato scoperto che lo sfruttamento delle acque sotterranee influisce sulla rotazione della Terra. Cioè, praticamente, noi sapevamo che l'asse terrestre, diciamo, quella cosa immaginaria attorno al quale la Terra gira, in pratica, sapevamo che si muove. Chi ha studiato un po' di navigazione sa che c'è il nord magnetico e c'è il nord, quello, diciamo, dell'asse terrestre. Sapevamo che l'asse terrestre, nel giro di migliaia e migliaia di anni, ha uno spostamento e questo va, diciamo, a cambiare un po' di cose, ma sapevamo nel giro di migliaia di anni. Invece è stato dimostrato, uno scienziato di Seoul, Kai Wen Seo, non so se la pronuncia è giusta, geofisico dell'Università Nazionale di Seoul, ha scoperto che c'è una forte correlazione tra l'estrazione di acqua sotterranea e lo spostamento dell'asse terrestre, in pratica. Quindi è stato accertato, in pratica, che c'è uno sfruttamento eccessivo delle acque, delle riserve idriche sotterranee di tutto il mondo, e alcune regioni, in particolare c'è l'India e la Central Valley della California, che evidenziano proprio la necessità di una gestione sostenibile delle risorse idriche. Quindi fare tutto questo non solo diventa un problema enorme per quanto riguarda l'impatto, perché togliendo l'acqua ovviamente c'è il cedimento del terreno, si danneggiano le infrastrutture e riduce la capacità di trattenere l'acqua nel sottosuolo. Ma anche questo studio dimostra che questa pratica ha un impatto anche sulla rotazione della Terra, con conseguenze potenzialmente significative per i sistemi di navigazione basati su satellite e per la compressione del clima. Insomma, praticamente dobbiamo sempre più renderci conto che tutto quello che noi facciamo, che sia quando prendiamo il sacchetto di nylon e non lo mettiamo nel secco non riciclabile, sia che non facciamo una differenziata fatta bene, e sia per tutta un'altra serie di motivi, ognuno di noi deve fare la sua parte. E quindi questa cosa qua è un ulteriore tassello che ci deve far comprendere che dobbiamo essere sempre più attenti a quello che stiamo facendo al nostro pianeta. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.